Il sommo bene, l'attività più propria, più nobile dell'uomo, è l'attività teoretica pura, senza alcun riscontro, come dire, materiale o utilitaristico. L'attività del filosofo che contempla semplicemente per il piacere di contemplare. E voi direte, ma allora questo corrisponde, diciamo, alla facezia secondo cui si dice, no? Lo sapete, si dice la filosofia è una disciplina perfettamente inutile. Ecco, Aristotele è assolutamente d'accordo. Aristotele dice che la filosofia deve essere, da un certo punto di vista, del tutto inutile. La filosofia è inutile ad ottenere beni materiali, la filosofia non cura ciò che viene dall'esterno della mia mente, del mio nous, del mio pensiero astratto, e quindi la filosofia, da un punto di vista pratico, non serve a niente. E quindi Aristotele dà ragione a quelli che dicono che la filosofia non serve a niente, cioè non serve nel vivere concreto. Attenzione, la Sofia è sganciata dalle virtù etiche, dal comportamento nella società, dal bene pratico. Diciamo, sì, è così. E quindi è una cosa inutile, ma proprio perché è inutile, è l'attività più nobile e superiore a tutte. Il pensare per il pensare, il fare filosofia in maniera disinteressata.